Abbiamo parlato in questi primi giorni della grazia che dobbiamo comunicare e trasmettere in quanto sacerdoti, prima a noi, al popolo di Dio, in quanto uniti a Cristo sacerdote. Possiamo dire, abbiamo sviluppato un po' il munus santificandi, ma sapete che in quanto sacerdoti sono tre i munus, le azioni, le opere che la Chiesa opera e sacerdote in quanto ministro. Oggi parleremo degli altri due, munus regendi questa mattina e munus docendi oggi pomeriggio. Munus regendi, cioè il governo, quella partecipazione che Dio ci chiede in quanto ministri suoi al governo, governare una comunità, governare la Chiesa. Questa è la nostra missione, non possiamo sottrarci, l'abbiamo ricevuta il giorno dell'ordinazione. Gesù stesso, quando parla di sé, dice: voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché lo sono, Gesù riconosce apertamente questo titolo. Noi lo facciamo presente in quanto maestri, in quanto uniti al Maestro, al di là delle nostre capacità. E quindi per valutare, per meditare insieme a voi che cosa dire a proposito di questa funzione di governare, sono andato a cercare un esempio, una persona, un maestro in questo che potesse aiutarci, ma non ne ho trovato nessuno migliore di nostro Signore Gesù Cristo. Per cui sono andato a vedere che cosa Gesù ha fatto, ecco, oltre a dire sono maestro, che cosa ha fatto nei tre anni di vita pubblica per formare da una cozzaglia variegata di persone, di 12 uomini, tutti diversi uno dall'altro, creare e formare in loro l'unità. Perché sembra che il successo dell'opera apostolica e l'opera di Cristo sugli apostoli sia proprio creare in loro l'unità. Lo dice chiaramente nella preghiera sacerdotale al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, che è il testamento del Signore, nell'ultima cena, quando prima di alzarsi di tavola e andare verso la croce, egli prega il Padre e dice: ecco, io ti riconsegno coloro che mi hai dato, coloro che verranno dopo di me, saranno i miei successori, sono che siano un corpo solo, sono uniti tra di loro. Ecco, presi dai punti e dai luoghi più disparati, adesso sono il fondamento iniziale di questa Chiesa, tranne uno che è figlio della perdizione, si è fatto un solo corpo. Gesù consegna al Padre 11 uomini che non sono più 11 entità separate, ma sono un corpo solo. Diventerà poi ancora più reale questa visione col dono dello Spirito Santo. Sembra quasi allora che l'unità sia il grande come dire, traguardo o successo che il Signore opera, e forse anche quello che dobbiamo fare anche noi, allora, all'interno della comunità che il Signore ci consegna. E se ci fate caso, l'opera del maligno, che opera appunto in questa in direzione opposta e contraria al Signore, è proprio questa. Creare un'unità, anche il maligno vuole creare un'unità, però su altri, ovviamente, su altri piani. Avete presente il racconto dell'Anticristo? Avete letto mai di Solovyov, scritto nel 1900, il quale dice che l'Anticristo non sarà un personaggio terribile con corna e coda, sarà al contrario un uomo molto gradito, un uomo politico, molto capace di raccogliere attorno a sé i consensi dell'umanità, promettendo la pace, promettendo lo sviluppo economico e creandolo di fatto, quindi creando una grande unità su, come dire, su argomenti che mettono d'accordo tutti. Poi l'ultima pagina è drammatica, perché ha davanti a sé tutte le chiese, ortodossi, protestanti e cattolici, dice: anche voi siate tutti uniti, fate quello che volete, nelle vostre religioni, i vostri riti, l'unica cosa che vi chiedo è di non riconoscervi, di non riconoscere voi stessi, di non riconoscere Cristo come capo della Chiesa.
a che il Papa si alza in piedi e dice: contradicitur, tu sei l'anticristo. Lessi qualche tempo fa un romanzo che forse anche voi avete letto, 1984, di Orwell. Ecco, se volete angosciarvi un po', se avete bisogno di angosciarvi un po', leggete quel romanzo, perché è terribile. E appunto anche lì il grande occhio, sembra il grande fratello, no? Cioè, oggi è il mondo televisivo, che controlla tutto, che vede tutto, che dirige tutto e crea unità, sì, ma un'unità forzata, attorno a qualcosa che non è Dio. Quindi sembra di vedere che il maligno, è un po' lo spirito massonico, guardate, il maligno opera alla stessa maniera del Signore. Il Signore era per radunarci tutti in un solo spirito, in un solo gregge, in un solo pastore. Il maligno, anche lui vuole il suo gregge, però si propone lui come suo pastore. Bene, allora ho guardato nel Vangelo e ho tirato fuori 10 punti, umilmente propongo un decalogo anch'io, sull'opera del Signore con i suoi uomini, con i suoi apostoli. Innanzitutto si parte da un campionario che più disparato non poteva essere. Stiamo leggendo anche adesso a tavola, lo vediamo, i 12 apostoli. Non sono mica tutti uguali, e così come anche nelle nostre realtà, o parrocchiali o non parrocchiali che siano, anch'io sono in una comunità. Se fossero tutti uguali sarebbe più facile dirigere, perché se ha un'idea comune la pensano tutti allo stesso modo. Nei 12 ci sono scapoli ammogliati. E non mi dico, ma che differenza c'è? Ma forse qualche differenza ci sarà. Ci sono giovani e vecchi. Risulta che Giovanni doveva avere, penso, 17-18 anni, un ragazzetto, veramente un ragazzetto. Poi qualche uomo maturo, certamente c'era. È facile mettere insieme giovani e anziani? Ma sì e no. Poi c'erano giudei e galilei, e qui è terribile, si studia un po' la cultura del tempo. I giudei erano considerati più raffinati, più vicini al Tempio, più studiosi. I galilei erano considerati rozzi, gente di campagna, gente, potremmo dire montanari, ovalata, che viene dalla montagna. Capita anche noi a volte di dire queste cose, no? Pure dalla bassa, dalla campagna. C'erano queste divisioni, c'erano assolutamente e si sentivano. Non solo, ci sono i caratteri più diversi, ci sono i focosi, ci sono gli scettici. Chi è focoso? Vabbè, San Pietro, ma anche il stesso Giacomo e Giovanni. Ma quel passo in cui dice: vuoi che mandiamo un fulmine sul villaggio? Attenzione, solo perché non ci hanno accolti. Ma vi rendete conto di cosa chiedono questi due? Come se io adesso andassi a Bondeno, non so chi c'è qui di voi di Bondeno, ecco lei, il parco di Bondeno, mi invitano a Bondeno e qualcuno dice: ma no, tu non sei gradito, è meglio che tu non venga, vai, non venire da noi. Beh, devo chiedere un fulmine su tutta Bondeno solo per questo? Mi sembra un po' eccessivo. Dirò: ma vabbè, non vengo, pazienza. Accidenti, che carattere che avevano questi qui. Ci sono poi gli scettici. Cosa può venire fuori di buono da Nazareth? Ci sono i rivoluzionari, lo sappiamo, lo zelote era il nostro partigiano, possiamo dire, c'era un partigiano. Ci sono gli imperfetti, cioè tutti, addirittura c'è anche un ladro. C'è un ladro, Giuda, Giovanni dice apertamente, Giuda era ladro. Mancano solo le donne, verrebbe da dire, per fare il campionario più disparato. Ma no, nostro Signore ci mette in mezzo anche le donne, cosa assolutamente imprevista per un rabbì del tempo. Le donne dovevano stare a casa a fare la calzetta. Le donne vanno al seguito di Gesù, non sono ammesse nel gruppo degli apostoli, lo sappiamo, ma vanno al seguito. Tant'è che mi sono sempre chiesto, ma il giorno in cui Maria di Magdala viene inserita, non nel gruppo dei 12, ma va al seguito, che cosa avranno detto i 12 apostoli? Entriamo proprio nel concreto della situazione. Cosa avranno detto? Ma Signore, ma lo sai che cosa faceva prima e sta qui? Quando ci vedono arrivare con questa donna al seguito, non è così facile.
accettare questo, perché finché Maria Santissima, la madre di Gesù, è al di sopra di ogni sospetto, ma andare in giro, perché si andava in giro così a piedi, con delle donne al seguito, ma Gesù si esponeva anche a delle critiche, ma non solo dai farisei, forse anche dagli stessi apostoli. Può darsi che Gesù abbia dovuto sopportare, non c'è nel Vangelo, gli apostoli che abbiano discusso con lui, ma è proprio necessario questo. Si parte quindi da un campionario estremamente vario. Infatti succedono liti e contrasti a tutto spiano durante gli anni dell'apostolato. Ma partiamo da questo punto e arriviamo all'ultima cena in cui il Padre ti consegna, solo un blocco solo. Vediamo cosa fa allora Gesù in questi 3 anni per fare un blocco solo. Come vi dicevo, ho estratto 10 punti. Il primo punto, l'appello è forte, il primo comandamento, l'appello è forte. Quindi adesso immaginate, adesso parlo per voi che avete delle comunità, voi farete poi un esame di coscienza se volete, vi confronterete su questi punti, troverete quelli che sono più propri anche per voi o meno. Cioè è chiaro che i 12 non scelgono loro, ma io ho scelto voi. I gruppi, chiamiamoli ecclesiali, agiscono molto su questo. Cioè chiamano, tu vieni fuori dalla massa, tu seguimi. È quello che fece Gesù con Levi, che fece Gesù con Pietro, che fece Gesù con Giovanni, insomma con quelli che abbiamo sentito anche oggi, con Giacomo. Cioè li chiama. Ma non solo gli apostoli, anche altri. Signore, ti seguirò, lascia che prima vada a seppellire i miei morti. No, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu seguimi. Quando dice tu seguimi, prima c'è il tu. Gesù guarda negli occhi la persona. Quindi non dice propongo una dottrina, chi vuole aderire si iscriva al partito. Tu seguimi. Questo dà un senso di appartenenza a Cristo. E quando questo tu viene rinnovato, come dire, è un richiamo continuo alla mia dignità battesimale. Per cui le professioni di fede che si fanno, secondo me, anche in una parrocchia, sono molto utili, perché è un richiamo continuo all'adesione singola al Signore. Cioè la chiamata lascia sempre un segno. Per cui adesso io non ho da suggerirvi che cosa fare con i vostri parrocchiani o meno, se richiamarli uno per uno, ma ogni tanto non sarebbe male dire tu, credi in Dio, Padre, questo davanti a tutti, dice sì, credo. Cioè richiamare, come posso dire, al senso personale della chiamata. Non siamo cristiani seguendo il gregge alla pecorona, ma seguiamo Cristo. Quindi il sacerdote è giusto che interpelli in faccia la persona e lo chiami. O lo richiama. Secondo punto, Gesù non nasconde le difficoltà. Per creare l'unità, per creare il gruppo che segue Cristo, non segue me, io sono Gesù in questo momento, non nascondo le difficoltà. Cioè ho notato che Gesù è schietto, non illude mai, non promette mai vie facili, anzi delle due, sembra quasi scoraggiare. La via è stretta, vado a morire a Gerusalemme. Dice che ci saranno persecuzioni, promette persecuzioni. Dice chiaramente chi vuole venire dietro di me rinneghi se stesso. È chiaro che però non può essere solo l'annuncio di difficoltà, c'è anche l'annuncio del premio. Chi mi segue avrà 100 volte tanto e la vita eterna. Ecco il grande obiettivo, cioè promette la vita eterna, quindi dà l'ideale massimo, però dice la via per arrivarci sarà una via stretta. Sarebbe bello vedere l'appartenenza alla parrocchia, adesso parlo dei parroci, come la via che va al cielo, la via stretta, che va al cielo però. Quindi la parrocchia non è il luogo dei servizi. Tante volte io parlo con dei parroci che sono disperati. Io, un mio compagno di messa l'hanno messo parco vicino alla stazione di Firenze e dice, qui è un disastro, tutti i giorni vengono continuamente persone di ogni gruppo e specie a chiedere la carità, il sacchetto, eccetera, ma dice, non mi guardano neanche in faccia.
quindi io non posso neanche relazionarmi con loro, iniziare un certo discorso, vogliono solo il prodotto, che può essere il 5 euro, l'1 euro, il sacchetto. Sì, l'ultima volta quando l'ho visto, ero lì fuori, ho visto arrivare uno in Mercedes, parcheggiata a 500 metri, poi venire a piedi a chiedere il sacchetto, non mi sono sentito di dargliela. E ho detto, guarda, hai fatto bene. Ha chiesto al vescovo di essere trasferito, non ce la fa più. Perché la parrocchia viene vista come distribuzione di servizi, non come la via per andare al cielo. E se io non so, non voglio mica entrare in condizioni, ma che cosa si può fare, cosa dire a questo parroco, come impostare un discorso? Non lo so. So solo, sto parlando di quello che Gesù ha fatto con i suoi 12. Tant'è che un bel giorno si voltò verso di loro e disse, se non ce la fate, potete andarvene, volete andarvene anche voi? Quindi mi verrebbe da dire, siate schietti anche voi, nella formazione della vostra comunità, siate schietti, non voler trattenere per forza, per il collo le persone, siate schietti, questa è la via del maestro è questa, sappi che il premio è la vita eterna, però ci saranno anche delle difficoltà, io sono qui per aiutarti, ti aiuterò. Gesù lo dice chiaramente, l'ha detto Gesù, non sto dicendo robe che farina nel mio sacco. Gesù ha detto, se fate una torre e non avete i mezzi per finire, non fatelo. Il quale re va in guerra, eccetera, le difficoltà dell'esistenza. In questo modo, vedete, non si creano miti, perché i miti sono destinati a crollare, e crollando il mito crolla tutto. Cioè la via facile, la via larga, può creare il mito, ma no, invece se so all'inizio che ci sarà da lavorare, non mi attacco a me. Terzo punto, Gesù ha autorità. All'interno del collegio apostolico Gesù parla con autorità, lo dice chiaramente il testo, il Vangelo in più parti, quello che meravigliava i farisei era che Gesù parlasse con autorità. L'esempio più bello secondo me è quello del centurione. Quando dice mio servo è malato, vengo e lo curo, no signore non venire, poi inizia quel discorso stranissimo perché anch'io che sono un militare, ho persone sotto di me, dico a uno vai cosa fa. Cioè, in pratica qual è il ragionamento del centurione? È questo, io comando degli uomini in nome di Roma, il soldato va e mi obbedisce non perché sono bravo io, ma perché ho l'autorità dell'impero, quindi il soldato riconosce in me il plenipotenziario dell'imperatore, io sopra di me ho un imperatore e comando in nome suo, fai questo servizio, che il soldato lo fa. Il soldato riconosce la stessa cosa in Cristo, quindi il soldato dice io sono così, anche tu riconosce che ha sopra di sé qualcuno che cura le malattie, qualcuno di grandioso, quindi basta che tu dica una parola e come dire, il potere che ti viene trasmesso da un altro, che è in te, agisce immediatamente sul malato. Gesù si voltò ai suoi discepoli e disse, nessuno di voi ha una fede così. Capite che riconobbe che Gesù non era un semplice mago, ma che aveva qualcuno sopra di sé. Quindi Gesù parlava con autorità perché parlava in nome del Padre, in nome di Dio. I ruoli sono ben chiari. Voi mi chiamate maestro e lo so. Nel collegio apostolico non c'è democrazia. Non risulta mai che Gesù alla sera avesse detto ai suoi apostoli, allora alzi la mano chi vuole andare domani a Gerusalemme, o alzi la mano chi vuole stare qui e fermarsi a Betania. No, Gesù diceva domani si va a Gerusalemme, non vuole venire, stai a casa, domani si va a Gerusalemme. Ripeto, questo non è l'impero, è l'autorità, le decisioni non sono mai prese insieme. Perché la comunità apostolica è fondata sull'obbedienza. Certo, io però vedo che Cristo obbedisce al Padre, e quante volte Gesù dice io non faccio niente da me stesso, obbedisco al Padre. Allora vedete il principio è questo, Gesù obbedisce al Padre, io obbedisco a Cristo. Questo principio rimane fisso, rimane eterno. Quindi la libertà non è nella proposta che Gesù fa, la libertà è nella risposta. Vengo o non vengo? Mi conformo a quanto dici o non mi conformo? È chiaro che mi fido.
perché Gesù ha detto io sono la verità. Ma qui siamo di fronte a delle cose grosse, per cui il mio atto di fede, per cui dice io sono la verità e con te vengo anche all'inferno, sono pronto a morire per te. Chiaro, ci vuole l'umiltà di questa risposta, però devo riconoscere l'autorità. E quindi il sacerdote, il parroco, deve parlare con autorità. Deve essere il primo obbediente. Chiaro, se voi non obbedite al vostro vescovo, non obbedite al Signore, alla Chiesa, a Dio, possiamo dire, perdete l'autorità. Chiaro, non potete disobbedire e poi chiedere a un altro che obbedisca. Ma abbiate la coscienza, però, di chiedere in modo autoritativo. Questo non vuol dire alzando la voce col bastone in mano, ma avendo chiaro che siete, come dire, coloro che reggono in nome della verità. Quarto punto. Ho notato che Gesù non teme di rimproverare. E qui entriamo in un campo minato. Di fronte alle cose difficili che non vanno, preferiamo fingere di non vedere. Io sono stato 15 anni superiore generale, quindi sì, mi dice una piccola famiglia, sono sempre 2000 persone, laici va bene, ma anche tante suore, tanti fratelli. Io a volte vedevo le cose che non andavano e mi dice ma che faccio? Intervengo, non intervengo, chiudo un occhio, non chiudo un occhio. E poi vedo che Gesù, appunto, non temeva di rimproverare, proprio perché il rimprovero ha una valenza superiore a togliere quella macchia nera che non va, ed era molto difficile rimproverare, però si opera una guarigione. Gesù rimprovera Pietro, Valeretto, Satana, lo sappiamo bene, ma rimprova anche Giacomo e Giovanni. Nell'episodio del fulmine il testo dice si voltò e li rimproverò. Non ci viene detto la natura di questo rimprovero, ma il Signore lo fa per correggere, evidentemente. Quindi mi verrebbe da dire che la chiarezza alla fine conviene sempre. Anche se richiamare un fratello costa quello che volete, ma è peggio chiudere gli occhi. Questo credo che anche Sua Eccellenza possa dirlo, cioè è peggio chiudere gli occhi perché poi si, come dire, di là, richiamare un sacerdote, visto che sia un'opera molto difficile, perché credo che oddio adesso dopo che reazione mi dà, poi dopo questo se la ripiglia, poi dopo si sparge la voce, lo so, sappiamo tutto di queste cose, però. Se riuscissimo, adesso parlo anche a voi, parlaci, a voi che avete responsabilità di anime, se riuscissimo a saper rimproverare come Gesù. Guardate, io ho letto un libro, si chiama Sull'educazione dei figli, di una donna del Trentino, Mamma, se mi vuoi bene, dimmi di no. È interessante questo testo. L'autrice dice che i figli ai quali dici sempre di sì, e gli fai fare quello che vogliono, alla fine ti odiano. Dice, ho fatto questo studio, è una esperta del settore, cioè sembra comodo, come dire, fanno i bambini, fanno i capricci, allora per farli star zitti, allora guarda la televisione, allora vai a far questo, vai a far quell'altro, il bambino è contento, quindi cresce in questo modo. Quando diventa adolescente, un ragazzo più grande, questi qui ha visto che odiano i genitori. Viceversa, quelli che ricevono continuamente dei paletti, è chiaro, brontolano, battono i piedi, quello che volete, io penso anche sia stata la vostra educazione, alla fine amano i genitori. E sapete perché? Perché i genitori in questo modo dà dei punti di riferimento, che al bambino non piacciono all'inizio, però dà dei chiari luoghi di riferimento, questo sì e questo no. E fa l'esempio di chi non riceve mai un no, di quello che viene messo in una stanza buia, la prima cosa che fa, si viene messo al centro, in un luogo nuovo, va avanti con le mani a cercare la parete prima di tutto, quindi si posiziona, e poi comincia a toccare nella parete e si trova un interruttore, è chiaro che tutti farebbero così, e accende la luce, così si vede nella stanza. E dice, se non date mai un riferimento, questo qui cammina continuamente nel buio cercando dei riferimenti.
Allora, sul piano della fede, questi riferimenti dobbiamo darli noi, dobbiamo darli noi. E dobbiamo dire questo sì e questo no. Chiaro, poi c'è tutto l'entrare nell'anima della persona. Ma se non diamo queste coordinate, il Signore forse se ne chiederà conto. Dice, ma io ti ho messo nella parrocchia, e ho fatto l'esempio del curato d'Ars, il quale piangeva se uno bestemmiava, eccetera. Quindi vedete questo cuore. Ma era furibondo contro certe intemperanze che succedevano nel paese. Quando per esempio venivano a suonare, l'ho raccontata, no, l'episodio di quelli che vengono a fare la festa, i suonatori, gli ambulanti, come si chiama, i saltimbanchi, a domenica, e lui vede che tutti i giovanotti andavano da loro, allora lui cosa fece? Quando venne la domenica dopo, alle 7 del mattino, mentre mettevano sulle attrezzature, dice, ma quanto gli ha dato l'impresario per venire qua oggi? 1.000 euro, mettiamo. Allora lui va in canonica, prende 1.500 euro e dice, senti, io vi do questo, se voi ve ne andate via. Per cui non solo ebbero la paga, l'ebbero aumentata e quel giorno si riposarono anche loro. Questo per dire come era forte in questi punti, non stava zitto.